Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso, anche se non sembra, ma questo è il mio campo di fragole che ho impiantato l'anno scorso, se non erro. Solo che poi d'inverno è stato fermo e sono cresciute le infestanti. E adesso quindi ci accingiamo a fare due cose. Puliamo da tutte le infestanti e poi le diamo alle galline, quindi non si butta via niente. Se troviamo qualche stolone, poi ve lo farò vedere, replichiamo direttamente le piantine così come sono. Prepariamo già le buchette per le piantine che dovrò acquistare, perché quelle che ho seminato io ancora sono molto indietro. Quest'anno per la prima volta, e non è un video sponsorizzato perché non mi paga nessuno, provo il concime di Solabiol, eccolo qua. Ecco, se dovete acquistarlo, fatevi il segno della croce perché costa un'esagerazione. È quello che vi chiedono e dovete dargli. Questo, rendetevi conto che 12 kg l'ho pagato online circa 22 euro, contro i 25 kg dello stalattico pellettato a 6,50 euro. Quindi fate le proporzioni. Però, a parte le recensioni positive che ci sono online, la promessa è quella di avere un raccolto migliore e quindi ho voluto fare un esperimento. Lo sto già provando su altre colture, soprattutto sulle piantine. Adesso voglio provarlo sulle fragole e poi vediamo come si sviluppa durante la stagione. Ora il problema è questo: dove ci sono molte infestanti che si sono ormai hanno fatto corpo unico con le fragole, togliere le infestanti con gli attrezzi, io userò questi due attrezzini qua, significa estrapolare la piantina perché tirando con forza le infestanti, queste ormai hanno fatto corpo unico con le radici delle fragole, viene fuori tutto. Se poi la piantina si rimette nel terreno, 9 su 10 questa muore, è successo. Quindi dobbiamo fare con molta molta attenzione. Cominciamo a capire come siamo messi. Qui ovviamente, eccole qua, guardate. Faccio vedere, vedete? Qua ci sono le fragole e mischiate ci sono le erbacce, insomma, le erbe. Se io adesso tirassi fuori questo ciuffo di erba, mi verrebbe fuori la piantina. Quindi adesso dobbiamo capire come dobbiamo fare, piano piano. Ci inventiamo un modo, tanto togliamo il più grosso, poi cerchiamo di capire dove sono le radici. Poi mano a mano che mi capitano gli stoloni ve li faccio vedere. Tiriamo via le parti secche, diamo un po' di aria. Ecco, diciamo che la parte negativa di questa appacciamatura, il lato negativo, è che gli stoloni, mano a mano che camminano, se trovano il telo non attecchiscono, quindi seccano. Se fossimo nel terreno avremmo centinaia di piantine gratuite, però è anche vero che poi bisogna starci dietro perché quando la fragola tocca per terra tende a marcire abbastanza velocemente, quindi è tutta una questione di tempo che si ha a disposizione per curare le piantine. Io ne ho poco, quindi ho dovuto per forza di cose accontentarmi di meno piantine naturali, per contro ho meno lavoro di manutenzione durante l'anno, a parte in questo periodo qui, ma una volta che è pulito non lo tocco più fino al prossimo autunno. Questi sono gli stoloni, vedete? Se questo rametto che ormai è secco avesse toccato per terra avrebbe attecchito una nuova piantina, purtroppo così non è. Ora togliamo tutto il più grosso, le erbacce più infestanti, poi piano piano smuoviamo il terreno intorno alle piantine e mettiamo un po' di concime. Ecco, vedete l'errore che ho commesso adesso? Ho tirato via la parte secca ed è venuta via anche la parte buona, questa ormai è da buttare, non ci provo nemmeno. Quindi come vedete sono abbastanza delicate come piantine. Il terreno sotto è ancora umido, quindi questo mi facilita la pulizia e l'estirpazione delle radici. Bene, vado avanti e ci rivediamo tra un po'
con la fase di pulizia più profonda. Guardate, questo è l'esempio proprio lampante della replica da stolone. Da questa piantina qui è partito questo rametto, questo stolone, ha trovato terreno fertile perché si era depositato qui e io adesso pulendo l'ho tolto e da qui è nata una nuova piantina. Ora possiamo fare due cose. Questa semplicemente la metto nel terreno, così come farò, e poi reciderò lo stolone, oppure lo posso lasciare collegata ancora un po', ma ormai il suo effetto lo ha fatto. Guardate che bella che è. Un germoglio nuovo, questa è una piantina identica alla pianta madre, quindi semplicemente lo lascio così. Quando poi ritorno, che faccio l'operazione di pulizia profonda e di concime, vi faccio vedere poi come la metto a dimora. Ho recuperato due piantine da stolone, eccole qua. Queste hanno radici un po' più sviluppate rispetto a quelle di prima, quindi quelle di prima ho qualche dubbio che attecchisca, queste invece ci sono buone speranze. Ho semplicemente tolto il terreno, un po' del terreno mio è bagnato, ancora umido, ha piovuto qui la settimana scorsa, coi teli non evapora, poi non è così caldo, e lo sostituirò con del terriccio universale di media qualità. Allora, quindi mettiamo un attimino di concime Isolabiol, centellinato perché tanto vale che le vado a comprare le fragole, con quello che poi mi costano. Allora, mettiamo un po' di terriccio che alleggerisce. Voilà. Mi avvicino e vi faccio vedere meglio questa. Qui ho la manichetta dell'acqua. Guardate le radici di queste incredibili infestanti, ragazzi. Dove trovano un po' di terreno fertile, un po' d'acqua. Ecco qui. Questo stolone lo togliamo, che ormai ho fatto quello che doveva fare, togliamo le foglie secche. Ecco qui, rimane bassa. E ovviamente la prima irrigazione la faccio a mano per tutte quante. Poi dopo, nei prossimi giorni, farò l'irrigazione a goccia. Questo è un buon esempio di come posso fare adesso col concime. Smuovo un po' il terriccio intorno, fin dove posso, perché col telo i miracoli non si possono ancora fare. Metto due pizzichi. Allora, le istruzioni danno 150 grammi a metro quadro e io non potendolo mettere a metro quadro farò così. Sposto la cannetta fin dove posso. Poi è la posizione migliore secondo me per mettere il concime perché mano a mano si scioglie con l'acqua dell'impianto a goccia. Il pezzo di canna lo metto per tenere in posizione la radichetta perché sennò tenderebbe a muoversi. Ok, vado avanti e dopo col decespugliatore do una pulita ai bordi e poi con la scopa pulisco il tutto e vediamo un attimino il risultato finale. Ho cambiato fotocamera per avvicinarmi meglio. Guardate che splendido esempio cosa fa la natura. Allora, da qui è partito uno stolone. Dalla pianta madre, questa piantina qui ha trovato un foro nel telo e ci si è piazzata. Eccola qui, guardate. Io qui non avevo fatto alcun foro, probabilmente c'era un buchetto e quindi lei ha attecchito. Adesso questo noi lo possiamo recidere, ormai il suo lavoro è stato fatto. Io qui adesso allargherò col taglierino il telo e sfrutterò questa piantina naturale che è venuta fuori. Ecco, adesso che ho tagliato il telo, vedo meglio quello che è successo. Guardate, gli è bastata soltanto una radice che finiva nel terreno per prendere vita così. Adesso ovviamente
lavoro il terreno e la impianto sperando che attecchisca, perché la radice è molto piccola. Ok, allora farò così: visto che le radici sono molto piccole, l'ho interrata, ho messo un po' di concime, lo stolone lo terrò ancora per qualche settimana, così magari gli dà il nutrimento che non riesce ancora a prendere dal terreno. Ci servivano 43 piantine di fragole, sono tutte rifiorenti tranne una che è unifera. La differenza qual è? Eccola qua, l'unifera fa soltanto un frutto per stagione, ma è molto grosso, di grosse dimensioni. Personalmente preferisco queste qua, che sono rifiorenti, li fanno un po' più piccoli, ma continuano a buttare fuori fragole. Ovviamente sono di orto mio. Adesso faccio solo vedere la fase del trapianto. Per il trapianto userò il piantabulbi, farò il solco per terra, il foro in realtà, e poi alleggerirò tutto col terriccio, quello di media qualità che uso io. Media qualità perché non è il top, ma è di marca, certificato bio, costa un po' di più degli altri, preso in vivaio ovviamente nel supermercato, se posso evitare. Il terreno è ancora molto umido, un po' di concime, un po' di terriccio, ecco. Come vi ho detto poc'anzi, la prima innaffiatura la farò a mano, anche se oggi danno pioggia, ma comunque un po' d'acqua lì ci vuole. Facciamo un altro, poi vado avanti perché tanto sempre la stessa solfa. Avere il terreno leggermente umido in questo momento mi viene comodo, perché col piantabulbi viene via la zolla intera. Ecco, diciamo che l'uso del terriccio in questo momento mi viene comodo, perché do qualche sostanza in più al terreno, non potendolo fresare avendo i teli, è quello dell'anno scorso, di 2 anni fa, dopo un po' si stanca nonostante il concime, quindi apportare qualche sostanza nuova mi fa bene. Bene, avanti, ci vediamo quando ho finito e vi faccio vedere il risultato. Ovviamente non sono solo, adesso oltre la compagnia di mia moglie o quella della Blechi. Mamma mia, mi fai lavorare? Mi fai lavorare? Dai, facciamo un saluto al pubblico, agli amici da casa. Ma così non vado avanti io, capito? Dove devi andare? Dai, vieni. Dai. Qualche minuto di relax. È bella anche così la campagna. Vi faccio vedere la fine del video, questa bellissima distesa di fragole. Ne mancano ancora una decina, devo andare ad acquistare, però il grosso è stato fatto. Le ho già innaffiate a mano, la prima innaffiatura. Sono curioso di vedere come si comporta il concime sola bio, quindi più avanti farò un altro video, soprattutto quando vedremo i primi frutti. Bene, grazie per essere stati con me anche oggi, spero che questo video vi sia stato utile. Se vi è piaciuto, volete mettervi un pollice in su, ve ne sono grato. Iscrivetevi al canale se vi fa piacere. Seguite il blog, perché adesso in primavera ci sono tanti consigli utili su giardinaggio, agricoltura, piccola agricoltura domestica. Consigli di quello che ho fatto io prevalentemente. Buona giornata e ci vediamo giovedì prossimo.